Questa è la famosissima Notte Stellata. Molti sanno che è stata realizzata dal pittore olandese Vincent van Gogh, ma non tutti sanno che è stata dipinta nel 1889 in un ospedale psichiatrico. Van Gogh ha avuto infatti una vita breve e tormentata, ma è stato un artista estremamente prolifico. In 37 anni di vita ci ha lasciato più di 900 dipinti, pur avendone venduto soltanto uno. Nato nel 1853 in Olanda, Van Gogh trascorre l'infanzia tra Olanda e Belgio, ricevendo un'educazione fortemente religiosa. Nel 1886 Van Gogh si trasferisce a Parigi e scopre la pittura impressionista. Tutto cambia. Van Gogh, che aveva iniziato dipingendo scene realistiche, fatte di tinte cupe e quasi monocrome, a Parigi arricchisce la tavolozza di nuovi colori vibranti e luminosi. La vita parigina è movimentata. Van Gogh dipinge a ritmi frenetici e fa nuovi incontri. Tra questi c'è il pittore Paul Gauguin, anche lui appena giunto a Parigi. I due uomini stringono un'amicizia affiatata. Quando Van Gogh si trasferisce nel sud della Francia, ad Arles, invita Gauguin. Van Gogh non vede l'ora. Vuole sorprendere l'amico, gli dedica dipinti e decora quella che prenderà il nome di Casa Gialla con colori accesi. Ma il soggiorno di Gauguin non sarà dei più tranquilli. A Van Gogh piace dipingere all'aperto, velocemente, imprimendo nei colori scorci di paesaggio, filtrati attraverso le sue intense emozioni. Gauguin, invece, è più riflessivo. Dipinge al chiuso, affidandosi alla memoria, e predilige colori simbolici e forme semplificate. I due litigano spesso, finché Gauguin non dice di volersene andare e Van Gogh, in preda all'angoscia, si taglia un orecchio. Pochi mesi dopo, viene ricoverato nell'ospedale psichiatrico Saint-Paul a Saint-Rémy, a qualche chilometro dalla cittadina provenzale di Arles. Van Gogh utilizza la sua camera come uno studio e dipinge circa 150 opere. Il paesaggio che abbiamo visto nella Notte Stellata rappresenta la vista dalla finestra della camera in cui era recluso l'artista, ripetuta più volte e colta in diversi momenti del giorno. Van Gogh è ossessionato dalle forme a vortice, trasposizione sulla tela del turbinio incessante dei suoi pensieri e delle emozioni che lo lacerano. Nella notte stellata nel cielo, le nuvole si avvitano una con l'altra, mentre più in basso le colline ricordano le onde alte del mare in burrasca. Al tumulto blu fanno da contrappunto la luna e degli astri. Sono come punti vibranti nei loro aloni gialli e chiari, mentre sul fondo tutto pulsa. In primo piano svettano le alte chiome dei cipressi. Le loro sagome verticali e scure si contrappongono all'andamento orizzontale del cielo. Realtà e vissuto interiore si fondono. Se il campanile della chiesa ricorda quelli olandesi che Van Gogh vedeva da bambino, la posizione dei corpi celesti corrisponde a quella che realmente si osservava nel cielo di Saint-Rémy a inizio giugno, quando prese forma il dipinto. Come gli impressionisti prima di lui, Van Gogh stende i colori puri direttamente sulla tela, senza sfumature o passaggi tonali. A differenza degli impressionisti, però, le sue pennellate sono energiche, prolungate, a riflettere un'espressione interiore piuttosto che un'impressione esteriore. Insomma, se gli impressionisti dipingevano quello che vedono i nostri occhi, Van Gogh dipinge ciò che vede la nostra testa o il nostro cuore. Secondo Van Gogh, infatti, l'arte non è altro che l'unione di uomo e natura. È la visione soggettiva dell'artista. Il grande desiderio di Van Gogh, diceva lui, era di imparare a deformare il reale, cosicché vengano fuori, se si vuole, anche delle bugie, ma bugie che siano più vere della verità letterale. La pittura ha una funzione nuova, andare oltre la rappresentazione del reale. Proprio per questo Van Gogh è considerato il precursore del post-impressionismo e di molte correnti del Novecento artistico.